Benvenuti a questa nuova diretta. Oggi ho di nuovo come ospite Gianluca Massini Rosati di Crypto & Co. Ciao Gianluca. Ciao Marco, un piacere come sempre essere qua. Allora, oggi abbiamo da farti un po' di domande su un tema scottante, caldo, perché il 30 settembre, a fine mese, scade la proroga della famosa rivalutazione delle criptovalute. E quindi cerchiamo di nuovo, abbiamo già trattato l'argomento in passato, ma cerchiamo di nuovo di ritornarci, dato che stiamo arrivando al punto. Allora, io ti voglio fare subito una domanda generale che non riguarda specificatamente la rivalutazione, ma la regolamentazione cripto, perché sembra proprio che questo 2023 sia l'anno della regolamentazione. Allora, quali sono le norme e i regolamenti che sono usciti e che dobbiamo rispettare? Allora, tanto per cominciare, concordo con te che il 2023 sia un anno, diciamo, di regolamentazione. È iniziato proprio dall'inizio, quindi anzi ancora prima, il 29 dicembre 2022, con la legge di bilancio 2023, quindi in vigore dal 1 gennaio, entra in atto questa nuova regolamentazione, che quindi norma, crea a tutti gli effetti questa nuova asset class, che sono appunto le criptoattività, quindi non solo le criptovalute, quindi Bitcoin, USDT, Ethereum e quant'altro, ma in generale una famiglia più grande che appunto riguarda le criptoattività, che possono essere NFT, che possono essere anche bond tokenizzati, e tutto quello che in qualche modo si trasferisce sulla blockchain a tutti gli effetti regolamentato in questo nuovo nuova lettera di un comma dell'articolo del testo unico sulle imposte dei redditi. Quindi siamo partiti da lì, dove abbiamo anche regolamentato quelle che sono le regole di trasferimento, cosa genera plusvalenza, oppure no, quindi una pietra miliare a tutti gli effetti della nuova regolamentazione. Poi, quest'anno, andando avanti, a giugno, il 9 giugno esattamente, è uscita in gazzetta ufficiale il MiCAR, anche questo è un regolamento che in Europa se ne sta parlando da anni, quindi il 9 giugno è pubblicato, entra in vigore a tutti gli effetti il prossimo anno, che è un'altra regolamentazione importante, molto importante a livello europeo, perché va a, diciamo, anche a normare il comportamento di tutti quei soggetti che interagiscono nel mondo cripto, e va anche a individuare delle caratteristiche, diciamo, e delle categorie soprattutto di cripto, quindi andando a definire anche un po' anche quelle che potrebbero essere le future CBDC, quindi i token, quindi varie tipologie di cripto vengono un po' normate in questo regolamento. Poi a giugno esce un'altra comunicazione del MEF, che è quella che poi proroga proprio questa scadenza che prima era prevista per il 30 giugno, la porta al 30 settembre. Poi abbiamo ancora il 15 giugno un altro documento, questo ha fatto anche un po' scalpore, tra l'altro ne parlammo anche insieme, perché era il documento la bozza di consultazione, no? Perché prima è uscita la norma, poi a distanza di 6 mesi è uscito un documento in cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva, ma aspetta, noi dobbiamo applicare questa norma, fateci capire anche il vostro punto di vista, come può essere. E tra l'altro in quel documento l'Agenzia delle Entrate cercava anche di, diciamo, ratificare un po' quello che era il suo comportamento, le varie circolari che, diciamo, sono state poi emanate negli anni precedenti la regolamentazione, perché ricordiamoci che le regole a tutti gli effetti in questo mondo in Italia partono dal 1 gennaio 2023. Siccome l'Agenzia delle Entrate era già qualche anno che in qualche modo faceva delle circolari su questo settore, ha cercato un po' in questa bozza di consultazione andare anche un po' a ratificare il suo operato. Ora, questa è una bozza, ha ricevuto migliaia di emendamenti, o quantomeno di proposte, di modifica, di suggerimenti da parte degli operatori, e ora prima o poi uscirà una normativa, io la chiamo urbi e torbi, cioè che prenderà dentro tutto, e speriamo per una volta per tutte vada a sintetizzare un po' di concetti. Quindi manca ancora una parte. Penso. Sì, manca, nonostante, e poi non è finita, perché poi nel corso dell'anno è uscita un'altra risoluzione a fine giugno, se non sbaglio il 26 giugno, dove vengono istituiti i codici tributo, e un'altra importantissima, magari quella di quella ne parliamo anche oggi un po', che anche quella sta facendo, insomma, scalpore, che è molto contraddittorio, sono degli aspetti che probabilmente sono anche incostituzionali, che è un provvedimento uscito il 7 agosto, quindi praticamente a ridosso delle ferie, dove veniva anche, era quel provvedimento, anche quello citato già nella norma di fine anno, del 29 di dicembre, dove fondamentalmente si va a far emergere, è un provvedimento per andare all'emersione di tutti quegli asset non dichiarati in passato. Poi ho fatto qualche esempio di calcolo, magari dopo ti condivido qualche slide e ti faccio vedere un po' come è stato fatto. Quindi quella in ordine cronologico è l'ultima uscita, ma sì, dovrà uscire ancora qualcos'altro, proprio perché la bozza di
diciamo, di consultazione che è uscita a giugno, non è ancora, non si è poi trasformato in un provvedimento vero e proprio che va poi a veramente a sintetizzare, speriamo anche a semplificare e a dare delle istruzioni specifiche su come applicare anche la normativa, soprattutto per quello che riguarda anche le caratteristiche e funzioni delle cripto. Quindi insomma, ci sono una serie di aspetti che bisognerà capire anche come la pensa l'Agenzia delle Entrate rispetto a quello che poi è il provvedimento, la normativa del Parlamento, perché anche le famose caratteristiche e funzioni delle cripto, che è un pezzettino della norma emanata dal Parlamento, lascia uno spazio all'interpretazione immenso, e quindi bisognerà capire cosa ne dice l'Agenzia delle Entrate. E infatti, guarda, io a proposito di questo volevo proprio chiederti, in questa famosa bozza di consultazione, che è ancora una bozza, sottolineiamolo, quindi insomma dovremmo ancora avere il documento definitivo, si fa proprio riferimento ad esempio al trading crypto to crypto, cioè quello in cui si scambiano criptovalute o stablecoin senza passare in fiat, ma con medesime caratteristiche e funzioni. Ma che cosa significa medesime caratteristiche e funzioni? Allora, inizialmente, prima di giugno, diciamo che medesime caratteristiche e funzioni ha un po' allarmato anche tanti, perché effettivamente le cripto sono tecnologicamente sono diverse, cioè dal punto di vista informatico Bitcoin e Ethereum sono cose completamente diverse anche dal punto di vista di funzionamento. Quindi se te parli già di medesime caratteristiche e funzioni, capiamo già che anche potenzialmente quel cambio lì crea una potenziale plusvalenza. Quando è uscita la bozza di consultazione, là dentro c'era scritto, e c'era un esempio specifico da parte dell'Agenzia delle Entrate che diceva la conversione Bitcoin Ethereum non è un evento fiscalmente rilevante, quindi su quello non ci dobbiamo calcolare le plusvalenze. Però sempre all'interno della stessa bozza, per esempio, le stablecoin sono classificate in maniera diversa rispetto a Bitcoin e Ethereum, quindi a quel punto sembrerebbe che le stablecoin, quindi USDT per esempio, USDT Bitcoin è un evento, il cambio in quel senso delle cripto diventa un evento fiscalmente rilevante che può dare spazio quindi alla generazione di plusvalenze tassabili col 26%, lo ricordiamo che ormai è l'aliquota che è stata definita dal 2023 in poi. Adesso onestamente lì è un altro di quegli spazi che si apre in questa consultazione. Io mi aspetterei, spererei sinceramente che anche le caratteristiche che sono state, perché nella bozza di consultazione ci sono individuate anche delle caratteristiche diverse, spererei che venga semplificata poi nell'attuazione, diciamo, di quando esce veramente il provvedimento ci dice le cripto sono tutte cripto, magari fosse a quel punto semplifichiamo molto. Anche perché poi è uscito anche il MiCAR, cioè il regolamento europeo, che a sua volta ha introdotto delle tipologie. Credo che quelle del MiCAR vadano prese come punto di riferimento, cioè non potremmo fare a meno di recepire quelle distinzioni. Sarebbe auspicabile, e sarebbe auspicabile che venissero anche colte dal punto di vista fiscale, perché poi ci ritroveremo perché il MiCAR entra in vigore ormai, quello è uscito, certo, ufficiale, il prossimo anno arriva. La questione è che se invece l'Agenzia delle Entrate continua ad andare per la sua strada senza tenere in considerazione il MiCAR, quello è un rischio grande, perché potenzialmente rischiamo di avere alcune categorizzazioni previste dalla normativa europea, quindi dal punto di vista legale, civilistico, ci si deve muovere in un certo modo, ma poi quando si va a fare il conto delle imposte bisogna fare ragionamenti in un altro. Quello sarebbe una roba veramente... cioè, insomma, un po' assurda a tutti gli effetti, voglio dire. Assurda, no? Diciamo pure. cioè, ma il MiCAR distingue le stablecoin? Cioè dice le stablecoin sono altra cosa rispetto alle criptovalute vere e proprie? Allora, il MiCAR stabilisce delle regole per l'emissione di stablecoin. Quindi regole? Dice delle regole più che per la stablecoin, diciamo che stabilisce delle regole per il soggetto che emette. Ok. Quindi va a normare l'attore che emette la stablecoin. E anche qua in realtà ci sarà un attimo da capire il prossimo anno, perché per esempio il più grande attore che emette le stablecoin del mondo, che lo conosciamo tutti, che è Tether, ad oggi non rispetta la normativa prevista per l'emissione di stablecoin. Quindi anche qua bisognerà capire poi che succederà. Il Tether dollaro, cioè da qui a un anno sostanzialmente faranno un attacco anche a Tether, che dovrà omologarsi e quindi diventare una banca fondamentalmente,
oppure il Tether dollar non sarà considerata stable perché l'emittente non rispetta quelle caratteristiche. Ah, ecco. Anche questo lo scopriremo vivendo. Lo vedremo. Perché qua la questione su cui poi molto ruota è proprio quella delle imposte sulle eventuali plusvalenze. Quindi se non ci sono plusvalenze, non ci sono imposte. Ma il problema è come si calcolano le plusvalenze. La questione principale è quando si vendono criptovalute in stablecoin, quello può dare origine a plusvalenze su cui si pagano le imposte? E non solo questa domanda, ma poi l'altra domanda che è fondamentale è: ma prima del 2023, quindi non dimentichiamoci che quest'anno si pagano le tasse sulle plusvalenze del 2022. Quindi le domande sono due. Primo, come ci si comporta, soprattutto per quanto riguarda la vendita in stablecoin, e come ci si comporta quest'anno o comunque riguardando le plusvalenze degli anni scorsi. Allora, per come è scritta la normativa e per come più che per la normativa, per come è scritta la bozza di interpretazione di consultazione, ad oggi prendiamola per buona, anche se è una bozza, poi speriamo che insomma in realtà speriamo che la semplificheranno, ma questo lo vedremo. Prendiamola per buona, il trading verso stablecoin è un evento fiscalmente rilevante. Quindi se ho comprato Bitcoin e lo vendo per USDT, quello là è un evento fiscalmente rilevante. Ad oggi questo ma è poi difficile che lo cambino, dai, perché vogliono tassare, è ovvio che la gente cambia in stablecoin, quindi esatto. La vedo un po' difficile. In realtà in altri paesi è già così, quindi fondamentalmente se prendiamo qualcuno che è partito prima di noi, se prendiamo il Regno Unito, che sono già diversi anni che ha questo tipo di normativa, stablecoin è come fiat dal punto di vista diciamo del calcolo della plusvalenza. Quindi in quel caso la plusvalenza diventa 26%, metodo di calcolo è il metodo LIFO, quindi last in, first out, cioè l'ultimo che ho comprato è il primo che vendo, e questo è molto importante per chi fa trading. E altro elemento oggettivamente rilevante riguarda la prova di acquisto, perché ricordiamoci che per poter dedurre il costo il costo di acquisto al prezzo di vendita, quindi se io voglio dire ho venduto una cosa a 100 ma l'ho pagata 50, quindi le imposte le pago solo sulla differenza, devo avere la prova che dice che l'ho pagata 50. E la prova può altrimenti pago su 100. Il 26% dell'intera vendita è altra cosa rispetto al 26% della plusvalenza. Poi magari tu dici l'ho comprata a 50, ma magari l'ho comprata a 90, e quindi la plusvalenza su 10 è pochissimo, e fa una differenza enorme. Fa una differenza abissale, e lì e su quello poi non c'è storia, nel senso che lì è proprio scritto nella norma del Parlamento, quindi non è che dice, sai, è poi l'agenzia che dice no, la normativa dice che il prezzo di acquisto sono la dimostrazione del prezzo di acquisto sono problemi sostanzialmente del contribuente, è chiaro. E lì si innescano due aspetti. Uno, la necessità di conservare il più possibile le prove di acquisto. Quindi ho gli extratti di conto dell'exchange, i bonifici che ho fatto, cioè tutte queste cose qua sono determinanti. Una cosa, magari per chi li ha, per chi è entrato recentemente o per chi ha ancora utilizzato gli stessi account. Ma per chi ha fatto acquisti nel 2018? Quello è un bel problema, perché chi ha fatto acquisti nel 2018 o ancora prima, perché ce ne stanno anche tanti che chiaramente sono ancora prima, e magari gli exchange sono falliti piuttosto che sono spariti, magari alcuni l'ho pagato in contanti all'ATM, che ne so, non ho preso la ricevuta, ci può essere veramente qualunque cosa che è successa. Ecco, in quel caso lì la soluzione è quella dell'affrancamento, cioè questa è effettivamente forse mi permette di dire l'unica cosa buona che c'è in questa norma uscita, almeno buona e chiara, cioè queste due cose almeno sono, no? Ci dice, ok, se vuoi tutto il passato lo puoi mettere, diciamo, fissare il punto zero, primo gennaio 2023, quanto è il saldo del tuo portafoglio, oppure ancora puoi anche decidere quali parti del portafoglio affrancare e quali no, cioè ok, quindi qual è il tuo patrimonio al primo gennaio 2023? Questo, benissimo, lo infili in una perizia giurata da un professionista iscritto all'albo, quella perizia diventa il punto zero, quindi Bitcoin il primo gennaio 2023 quanto stava? $15,000, benissimo, cioè avevi 10 Bitcoin, benissimo, tu hai 10 Bitcoin caricati tutti a $15,000. Quando li venderai, quello è il tuo prezzo d'acquisto, è la tua prova di acquisto e la plusvalenza la pagherai sulla differenza, a prescindere da quanto l'hai pagato, dove l'hai comprato, quando l'hai presi e via discorrendo. Quindi l'affrancamento non necessariamente genera una plusvalenza perché non le hai vendute, serve solo per chi non ha i dati di acquisto per evitare di pagare il 26%
sul 100% delle vendite. Esatto, questo è molto molto importante. Posso anche scegliere quali asset rivalutare e quali asset non rivalutare. Certo. Potrei dire, ok, nel portafoglio ho Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT, che ne so. Ok, decido che Bitcoin le rivaluto, Ethereum non le rivaluto, Solana non lo rivaluto, quindi faccio la perizia su quello che mi interessa rivalutare e chiaramente poi su quello dovrò anche andare a pagare il 14%, che posso pagarlo in tre anni, il 3,67% all'anno. Questo, sottolineo questa cosa e poi vado a rispondere alla seconda parte della tua domanda perché non me la sono dimenticata. Questa è una cosa però importante, questa cosa scade il 30 settembre, l'hanno già prorogato dal 30 giugno al 30 settembre. Quindi non so se la prorogano ancora perché... No, secondo me no, cioè io direi al 99% no, e c'era al 30 giugno c'era anche una motivazione per prorogarla perché eravamo arrivati quasi alla scadenza e sì, non avevano ancora comunicato i codici tributo, quindi sì, c'era anche un motivo per il quale non era stato possibile fare, diciamo, quell'attività. Ora i codici tributo ce li hanno dati e quindi secondo me non c'è... Non ci sono più ragioni per prorogare. Conviene fare la rivalutazione e non solo, conviene pensarci subito perché poi cioè, non è che per fare una roba del genere ci pensi il 29 settembre perché ci vuole il tempo materiale che poi raccogli tutte informazioni, poi capisci anche, magari fai anche delle valutazioni su cosa rivalutare e cosa no e poi fai sostanzialmente la perizia di rivalutazione, paghi il 3,67% il 4,67% e fai, e a quel punto hai adempiuto sostanzialmente a quel discorso. La seconda parte invece della tua domanda riguarda il 2022. È un'altra questione, perché lì la legge non c'era ancora. Cioè noi quest'anno dovremmo pagare le plusvalenze, scusami, le imposte su plusvalenze generate l'anno scorso quando questa legge non era ancora in vigore. Anzi, quando non c'era nessuna legge specifica. Corretto. E qui c'è un'alea di libero arbitrio fondamentalmente, perché qui... Qui ognuno deve fare i propri conti con la propria tasca, con la propria predisposizione anche, viene da dire, all'accertamento, al contenzioso. Cioè io potrei dire non ho paura dell'Agenzia delle Entrate, pertanto secondo me la norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2023 e io il 26% l'anno scorso non te lo pagherò mai perché non esisteva una norma che mi diceva che era da pagare, o eventualmente al massimo mi fai un accertamento e pagherò solo il 26%, comunque non ti pago le sanzioni, non ti pago gli interessi perché comunque non mi puoi sanzionare per qualcosa che non esisteva, poi dopo ci arriviamo, anche questo te l'ho scritto un trafiletto su una slide. Sì, adesso e poi quindi, te le metto le slide. Sì, ma tranquillo, non c'è problema, poi anche qua poi proprio magari per maggiore chiarezza proprio riportato alcuni aspetti salienti che ci aiutano anche a spiegare alcuni concetti ai nostri amici. E quindi... Per il 2022 c'è uno spazio fondamentalmente dove non è stato considerato per quanto riguarda le istanze di emersione, non è stato considerato per la possibilità di fare l'affrancamento, allo stesso tempo c'è uno spazio dove non c'è nessuna norma, quindi sul 2022 veramente sarà soggettivo, cioè se qualcuno ha fatto qualche shout nel 2022 potrà scegliere, perché se segue la linea dell'Agenzia delle Entrate, nella bozza di consultazione l'Agenzia delle Entrate ha detto devi pagare il 26%. Però anche lì è insomma... Sì, però è un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che non è legge. Infatti io mi ricordo tantissimi gli anni scorsi dicevano guardate che però la legge non c'è, quindi l'Agenzia delle Entrate può inventarsi anche un'interpretazione, ma non è detto che sia corretta. Adesso no, cioè dal 2023 in poi non si... anche qua proprio a sostegno di questa tesi, poi dopo io non è che voglio essere quello che dice di pagare o di non pagare, perché è veramente una questione soggettiva, questa sì. Lontano da me. Il concetto qual è? Che proprio il fatto che sia stata creata una legge apposta, che lo norma, è stato creato cioè, anche lì, non è che hanno preso un articolo esistente, ci hanno messo una virgola e hanno aggiunto... come per dire, no? Si applica a questo articolo anche a... No, ne hanno scritto uno da zero, quindi... Hanno scritto un coso da zero, quindi se l'hai scritto proprio da zero... Quell'articolo prima non c'era, quindi non è che ti hanno detto guarda che si applica anche prima una legge e si applica anche dopo. No, dal primo 2 gennaio 2023 c'è un nuovo articolo. Quindi quello che anche appunto nella bozza di consultazione l'agenzia sostiene è un po' un modo per, a mio modo di vedere chiaramente, per come dire, ratificare il suo operato. Cioè dice, noi fino ad oggi si fa così. Poi sarebbe strano se ti dicessero no, guarda, non pagare. Ovviamente lo dico, tagliare. Poi pagate, poi vediamo. Esatto. Però questa è effettivamente la situazione. Quindi sul 2022 io oggi la risposta onestamente non ce l'ho. È una cosa soggettiva dove ognuno dovrà valutare
quanto potrebbe essere eventualmente l'imposta da versare, e poi fare anche dei ragionamenti, no? Perché magari qualcuno potrebbe dire: ma sai che c'è? Effettivamente ho tirato fuori 50.000 euro, ok? Quanto è il 26% di quella roba lì? Riesco a dimostrare, devo pagare magari 5.000 euro di imposte. Sai, non lo so, poi arriva l'agenzia, mi fa un controllo, devo fare il contenzioso, pagare i professionisti per andare in contenzioso, forse 5.000 euro, magari li pago e buonanotte. Senti, magari qualcuno invece, vai, dimmi. Abbiamo una domanda, te la mostro al volo. Allora, per la dichiarazione mi rivolgo al CAF. Il CAF ha detto che devo andare da lui dopo il 30.09, ma è corretto o meglio che mi rivolga prima ad un commercialista? Allora, se parli di pagare eventualmente la plusvalenza sul cash out, va bene, perché comunque la scadenza è il 30 novembre e quindi non c'è problema. Se invece parli di fare la rivalutazione, ovviamente no, perché non puoi andare al 30 settembre, non puoi più niente, è tardi. Quindi bisognerebbe anche capire quando sei entrato, Ma vuoi, quindi non solo, come dicevi tu prima, c'è una questione, diciamo, soggettiva per quanto riguarda prima del 2023, perché ognuno deve decidere, però anche qua stiamo parlando di diverse casistiche, bisognerebbe analizzare il singolo caso per capire come meglio procedere, perché diciamo non è che per tutti conviene fare la stessa identica cosa. Assolutamente, è estremamente soggettivo, ma lo vedremo anche adesso. Ti parlo di un'altra cosa importante, che è il provvedimento che è uscito ad agosto, e anche diventa. Te lo volevo chiedere quello. È un provvedimento che riguarda l'emersione delle criptoattività non dichiarate. Esatto, riguarda l'emersione, e anche questo diventa uno spazio, diciamo, di valutazione soggettiva. Perché ora questo è diverso rispetto alla rivalutazione cripto, sono due cose diverse. Sono due cose diverse, hanno anche due scadenze diverse. Fino a poco fa abbiamo parlato di affrancamento, quindi rivalutazione cripto, che costituisce il tuo punto zero, quindi ti aiuta anche per i futuri cash out e quant'altro, e quella scade il 30 settembre. Quello non dipende dalle vendite, dalle plusvalenze, significa semplicemente che dici: guarda, io non so a quanto le ho comprate, facciamo una cifra forfettaria, ci mettiamo d'accordo, diciamo così, grazie a questa legge, così io d'ora in poi non devo più andarmi a recuperare gli acquisti passati. Esatto, non è neanche una cifra forfettaria, ma è proprio il valore al 1 gennaio 2023, quindi è proprio semplice, diciamo, anche stimare la rivalutazione. E questa è una cosa. E ecco, attenzione, non scade il 30 settembre, non ci pensate il 29 settembre, perché ora siamo arrivati al 12 di settembre, ora una settimana dove la diamo di bonus, ma poi tra che parlate con un professionista, vi dà un appuntamento, vi recuperate tutta la documentazione, gliela mandate, ve la guarda, vi risponde che manca qualcosa, è il 30 settembre, è domani. E tra l'altro tutti metto in descrizione il link a Crypto & Co, se volete chiedere a loro informazioni, e fatelo in fretta, perché sennò qua si arriva veramente proprio al limite. Mentre invece per quanto riguarda il provvedimento, quello è un provvedimento di emersione e scade il 30 novembre, quindi ci sono due mesi che possono dare la possibilità ai nostri amici anche di ragionare su come valutare come fare l'emersione, se farla e come farla, perché anche qua diciamo che è uscito questo provvedimento e ci sono degli elementi un po' contrastanti, cioè sono veramente delle cose anche un po' paradossali, mi permetto di dirti, per come è stata configurata questa normativa, perché forse anche chi ha fatto il provvedimento non ha fatto i conti, cioè non ha effettivamente ragionato su quali potevano essere i risvolti di applicare provvedimento di questo tipo. E magari lo possiamo anche fare insieme, nel senso che cerchiamo anche di capire. Quindi quello è uno di quei casi in cui caso per caso conviene fare una scelta se emergere o non emergere. Se emergere o non emergere, se emergere far emergere solo sanare solo il quadro RW, oppure eventualmente andare a sanare anche le eventuali mancate imposte sulle eventuali plusvalenze fatti. Perché giustamente stiamo parlando di cose del passato, quindi magari fatto cash out nel 2021, nel 2020, eccetera. Se condividi, Marco, le slide, vai verso qua. Pagina 8. Eccolo qua, pagina 7, partiamo un attimo da qua.
Questo è un altro punto importante che sottolineiamo riguardo alla bozza di consultazione, perché dobbiamo dire che quando è uscita la normativa a fine anno, la normativa ha creato un asset class vasta, che è la criptoattività. Criptoattività, che riguarda un po' tutto, nel senso lì dentro ci finisce un po' di tutto. Ci finiscono le criptovalute, gli NFT, i bond tokenizzati e tutta una serie di altre cose. Cosa diversa sono le criptovalute. Quindi attenzione, criptovalute è una sottoinsieme delle criptoattività, è una roba più piccola. E questo però anche è pacifico anche per l'Agenzia delle Entrate, nel senso che anche l'Agenzia delle Entrate ha creato, diciamo, diverse caratteristiche e funzioni all'interno di questo mondo delle criptoattività e quindi ha detto che le criptovalute sono determinate cose. Se però guardiamo a quello che ci ha raccontato l'Agenzia delle Entrate fino al 2022, quindi le varie circolari e quant'altro, l'Agenzia delle Entrate ha sempre solo parlato di valute virtuali, di criptovalute, ovunque, nelle varie circolari, nella sentenza del TAR, nelle regole di compilazione del modello unico, ha sempre parlato di criptovalute. Invece la legge ha creato l'asset class criptoattività più vasto. Che cosa è successo però? Che non so bene chi è, come si è voluto gestire questa cosa, ma di fatto sta di fatto che la norma dice di far emergere le criptoattività. Però anche qua, se fino a ieri nessuno mi ha parlato di queste criptoattività, perché nessuno me l'ha mai detto, perché io adesso devo far emergere le criptoattività? Eventualmente potrei far emergere le criptovalute. Però dici, le altre non esistevano prima per legge, cioè erano una cosa sconosciuta alla legge. Quindi magari le vuoi far emergere, va benissimo, te ne parlo pure, nel senso che le faccio emergere, ti dico anche che ce l'ho, però per quale motivo ci devo andare a pagare un qualcosa che non esisteva in passato? No, quindi qui c'è uno spazio, se vogliamo, insomma, di, non dico di contenzioso, però quantomeno di confronto, cioè dovremmo anche effettivamente capire il perché, perché poi dopo, poi te l'ho messo sulla slide, anche quello lo leggiamo tra un po', capiamo anche un po' cosa dice la Costituzione italiana. Però vi faccio vedere anche l'istanza, così proprio facciamo un esempio pratico, spiego anche le cose proprio pratiche. Se andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate potete scaricare tranquillamente le istanze, o meglio tutto il provvedimento, compreso anche gli allegati, che appunto sono le istanze da compilare. Nell'istanza c'è questo pezzettino che vi ho messo sulla slide, che sostanzialmente mostra nella sezione 2 le criptoattività detenute, quindi anche qua è vasto, non parla più solo di criptovalute ma parla di tutto. E all'interno di questo documento ci sono quattro colonne. Nelle prime due colonne si parla di criptovalute, nella terza e la quarta colonna si parla di criptoattività. Ci sono gli anni dal 2016 al 2021, e anche questo bisognerebbe capire perché mi ha messo il 2016, considerando che l'Agenzia delle Entrate può fare un, diciamo, un, può accertare gli ultimi 5 anni, sei partito da 7 anni indietro, però ognuno ci mette quello che vuole. Se vuoi anche pagare veramente imposte non dovute, perché sono passati più di 5 anni, chiaramente uno è libero di fare quello che vuole. Però comunque, nella colonna 1 dovrei andare a indicare i cash out, quindi i realizzi. Cioè avevo un bitcoin, l'ho venduto nel 2018 per 10.000 dollari, adesso dico un numero qualunque, e quindi quei 10.000 dollari, euro in questo caso, li metterò nella colonna 1, chiaramente nella riga del 2018. Nella colonna 2 vado a mettere tutto quello che era il controvalore delle criptovalute alla fine dell'anno, 2018, 19, 20 e così via. Nella colonna 3 e 4 devo andare a mettere anche tutte le criptoattività, quindi che ne so, gli NFT per esempio che detenevo, che avevano un controvalore, dovrei andarle a inserire all'interno delle colonne 3 se li ho venduti, 4 se quelli che avevo alla fine dell'anno. Come si fa poi? Quindi questo è quello che informazioni. Poi capiamo i calcoli, quindi certo. Andiamo sulla sezione 3 e la sezione 4. Nella sezione 3 devo andare a calcolare l'imposta sostitutiva, cioè per tutti gli anni dove ho un realizzo fondamentalmente, certo, dove ho venduto qualcosa, dovrei andare a compilare, a sommare la riga, nel 2018, colonna 1, 2018, colonna 2, colonna 3, colonna 4, la somma di questo per 3,5%, e quello diventa l'imposta che devo andare a mettere nella riga del 2018 nella sezione 3. Tutti gli anni in cui ho fatto plusvalenza, dovrei andare ho fatto realizzo, quindi ho fatto cash out, dovrei andare a compilare quelle colonne, quelle righe, a calcolare il 3,5%. Dopo facciamo un calcolo, quindi adesso finisco la spiegazione, poi la slide successiva è ancora più interessante. Sezione 4 invece è qualora io non abbia compilato il modello RW della dichiarazione dei redditi. Avevo delle cripto, non ho fatto cash out, però non le ho mai dichiarate. A questo punto vado a mettervi in regola con il monitoraggio fiscale. Sì. E quindi devo andare anche qui a sommare
colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4, moltiplicare per lo 0,5% e inserire lì nella sanzione. E anche qua è il discorso di prima, per quale motivo mi stai sanzionando se hai scritto attività prima? Non esisteva nemmeno, me l'avevi mai detto che dovevo appunto, però. Sì, cioè, però, ci avevano detto di dichiarare le criptovalute, però se uno aveva NFT, insomma, quella non era una criptovaluta, adesso se ne saltano fuori e no. Devi mettere anche gli NFT, va bene. È questo. Al momento il provvedimento è questo. Al momento è questo. Vediamo un attimo, ho fatto proprio un esempio proprio di calcolo, vediamo che cosa succede. Io ho ipotizzato di prendere una persona, Matteo di turno, che nel 2017, il primo gennaio 2017, ha deciso di fare un bonifico su Coinbase 10.000 euro e ha comprato 10.000 euro in Bitcoin, il primo gennaio 2017. Poi va avanti l'anno, nel corso dell'anno Bitcoin è salito, ha preso 1.000 euro, li ha riportati a casa e alla fine dell'anno aveva 111.000 euro di controvalore in Bitcoin. 2018, andando avanti, 2019, 2020 e così via, ogni anno lui ha preso 1.000 euro all'anno. E il suo controvalore alla fine dell'anno è chiaramente cambiato in funzione della valorizzazione di Bitcoin, quindi a volte è andato su, a volte nel 2018, a fine 2018 Bitcoin era arrivato a 29.000, cioè non 29.000, 29.000 è il controvalore, quindi era sceso tantissimo, poi è risalito nel 19, risalito nel 20 e alla fine del 21 di 360.000 euro. E lui inizialmente aveva messo 10.000, si è riportato a casa 5.000. Quindi teoricamente non ha fatto neanche teoricamente plusvalenza, perché si è messo 10, ha riportato 5 a casa, quindi teoricamente il cash out è inferiore a quello che ci aveva messo, teoricamente. Poi è vero che ha venduto una quota parte, quindi magari un po' di plusvalenza magari l'ha fatta. Però adesso non ci soffermiamo qua sul dettaglio, andiamo a vedere che cosa ci dice il provvedimento di emersione. Facciamo due conti e vediamo che questo signor Matteo, che ha portato a casa 5.000 euro, in realtà dovrebbe pagare 26.860 euro di imposte. Oltre a 3.837 euro perché non aveva compilato il quadro RWP. Scusa. Che ora qualcuno potrebbe dire, vabbè, hai fatto 300, c'hai un controvalore a fine 2021 di 359.000 euro. Però attenzione, se mi dici, se devi pagare 3.800 euro, dà fastidio, però sì, sai. Sì. Oh, guarda, quello per il quieto vivere da Stato italiano te li voglio regalare anche se non erano dovuti. Ma io ho portato a casa 5.000 euro, su 5.000 euro mi devo far pagare 27.000 euro di imposte. No. Questo me lo dovresti veramente spiegare. Per quello che dico, magari è un esempio estremo, ma non è detto. Non è tanto assurdo, per carità. Cioè, per carità, tu hai messo 1.000 euro all'anno, uno poteva anche dire 1.000, poi magari l'anno dopo 2.000, ma insomma non andiamo tanto distanti da quello che potrebbe essere un caso reale, ecco. E per quello che dico, forse chi ha fatto il provvedimento probabilmente non ha fatto il calcolo, veramente ipotizzato, diciamo, vediamo un attimo in qualche scenario, magari non è per tutti così, magari c'è qualcuno che ha messo 10.000, poi ha fatto cash out da 300.000 e magari se vai a fare la somma effettivamente sai che ad esempio chi compra Bitcoin tende a magari a tenerli, fa l'holder, quindi guarda che è più probabile questo scenario che hai descritto tu. Assolutamente, ne sono pienamente convinto che sia molto probabile questo scenario. Quindi ci ritroviamo in una situazione abbastanza paradossale, dove fondamentalmente ci ritroviamo addirittura che uno, per rispettare la normativa, rischia di essere punito severamente, ma senza nessuna ragione. Sì. Allora è per questo che io mi permetto di muovere qualche dubbio di incostituzionalità, perché qui ho messo anche questi due articoli sulla slide e li leggiamo anche un attimo insieme. L'articolo 25 della nostra Costituzione dice: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ora, se io in passato non ho dichiarato delle cripto, degli NFT, delle cose, e oggi mi stai sanzionando per una legge che entra in vigore dal 1 gennaio 2023, io non mi sento particolarmente, diciamo, fedele alla Costituzione italiana in questo momento. Se... Oltre al fatto che l'articolo 53 dice il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Progressività cosa vuol dire? Che se io guadagno 50.000 euro dovrò pagare X di imposte, se guadagno 100.000 euro dovrò pagare un po' di più proporzionalmente rispetto a quello che paga 50, se guadagno 10.000 devo pagare di meno rispetto a quello che paga 50. Certo. 50. Se qua invece uno che ha portato a casa 5.000 euro deve pagare 27.000, che criterio di progressività è? No? Follia pura. Questa purtroppo è follia del provvedimento
di emersione. E, ora, ripeto, magari per qualcuno potrebbe essere diverso rispetto a come l'abbiamo mostrato questo calcolo. Certo, ovvio. Però ci sono sarà diverso per tutti. Cioè, ognuno se fa questi calcoli viene fuori un numero diverso e bisogna valutare caso per caso. E infatti anche qua io un suggerimento che vi do, siccome qua, cioè vi do ai nostri amici che ci seguono, siccome c'è tempo fino alla fine di novembre, perché questo eventualmente è da fare per la fine di novembre, valuterei, cioè quantomeno dove è opportuno, diciamo così, compilare la parte della sezione 2, no? Cioè compiliamo questa tabellina qui, ognuno si prende i suoi wallet, oppure si prende un software che fa i calcoli, diciamo collega le API dei checks, piuttosto che l'indirizzo dei wallet, si fa dei calcoli, diciamo, di inventario alla fine dell'anno, guarda che shout che ha fatto, e si fa una botta di conti per capire quale sarebbe l'imposta che dovrebbe pagare qualora decidesse di, diciamo, rispettare o di utilizzare questo provvedimento. Perché c'è da dire anche questo, che anche se questo provvedimento, a mio parere, non sono nessuno per dirlo, ma a mio parere è palesemente incostituzionale, finché non c'è una corte costituzionale che dice che è incostituzionale, questa legge è valida. E purtroppo sì. e purtroppo non è che domattina mi sveglio io, si sveglia Marco e decidiamo di fare un ricorso al TAR o dove sia e dire attenzione, impugniamo questo provvedimento perché non è valido. Non funziona in questo modo, prendiamo una bastonata nei denti. Certo. Per arrivare a far dire che è incostituzionale dovrà innescarsi un procedimento di contenzioso, quindi fondamentalmente ci sarà qualcuno che fa questo tipo di provvedimento o non lo fa, l'Agenzia delle Entrate fa un accertamento e gli dice che ha messo male i numeri piuttosto che qualcosa, a quel punto si innesca un contenzioso, quindi si va in commissione tributaria e il contribuente potrà dire no, attenzione, secondo me questo provvedimento è incostituzionale, allora chiama in causa eventualmente la Corte Costituzionale che si pronuncerà. Se, come a me sembra abbastanza palese, si pronuncerà che è incostituzionale, a quel punto il provvedimento e tutte le conseguenze decadono e il governo comunque dovranno rifare, o l'agenzia dovrà fare un provvedimento che, diciamo, sì, tenga rispetto. Ma stiamo parlando proprio dell'emersione, no? Cioè nello specifico, perché ad esempio la rivalutazione, che è un'altra cosa invece, probabilmente rimane così, nel senso che è qualcosa. La rivalutazione probabilmente è l'unica certezza che abbiamo, ecco. E forse mi permetto di dire, forse è l'unica cosa buona che c'è in questa legge. Ecco, no, quindi... perché tutto sommato, sì, poi uno può disquisire sul 14%, è tanto, è poco. Certo, va bene, ok. Ognuno quello che vuole. Però effettivamente ha dato la possibilità di fissare un punto zero, no? Perché sì, al di là di tutto quello che è successo in passato. Scordiamo il suo passato. Appunto. Dal 2020, no? Ha senso, perché il passato era troppo complicato, non si capiva niente, eccetera. Così almeno uno ci mette una pietra sopra e dice, boh, parto dal 2023 che è tutto regolato, ma chiaro più che altro. Ecco. È tutto chiaro, cioè mi dici, ok, scordiamoci il passato, 2023 inizia la normativa. Quindi tu il primo gennaio 2023 fissi il tuo punto zero, fai una perizia su tutto quello che è il tuo patrimonio. E poi quando venderai Bitcoin a inizio anno? Era poi ci penserai quando e se venderai, quello che farai. Esatto. E quindi questa secondo me è l'unica cosa buona da sfruttare di questa norma, che chi l'ha fatto, molti, dico la verità, noi l'abbiamo già fatto per qualche centinaio di persone, quindi comunque è stata una manovra, un dispositivo utilizzato da tanti. Chi ancora non l'ha utilizzato, quantomeno. Che è evidente che è utile, quindi esatto. Ecco, questo è più o meno il succo della situazione in questo momento. Poi vedo un sacco di domande. Vado un attimo con le domande, poi dopo ancora qualcuno a farti. Allora, se ho acquistato Bitcoin solo su Coinbase, quali documentazione serve per essere a posto? I bonifici che hai mandato, non venduto. Esatto, no, esatto. Guarda, questo se è così è anche veramente semplice risponderti, nel senso che tu ti conservi le ricevute, i stati conto del bonifico che hai fatto a Coinbase, stampi le transazioni che hai fatto su Coinbase e ti sei risolta sostanzialmente. Quindi nella storia degli ordini di Coinbase uno si stampa quello e è a posto praticamente. Ti conservi quello, fai un... poi se ecco la cosa da capire, magari sei trasferito da Coinbase a qualche altro wallet, ti puoi costruire un piccolo... cripto memorandum lo chiamiamo noi, quindi il cripto memorandum racconti un po' la storia, con domani qualunque controllo tu c'hai quello e c'hai allegati tutti i tuoi PDF del bonifico e sei a posto.
Altra domanda, considerata la nuova legge, quindi dal 1 gennaio 2023 in poi, se ogni anno solare facesse cash out per 1.999 euro, quindi meno di 2.000 euro, e solo per meno di 2.000 euro, non sarei mai tassabile? Sì, in realtà potenzialmente potresti anche prendere di più di 1.000, certo, di 2.000 euro. Non conta quanto hai... tassi, ma la plusvalenza che realizzi. Esatto. Esatto. Quindi tu con 2000, con 1990 euro sei sicuro che a non puoi prescindere, sicuro. Okay. Però magari fai cash out per 4000, c'hai solo 1500 di plusvalenza e comunque non sei tassabile. Però esatto. Questa è una domanda molto interessante, perché è chiara, no? Vediamo un'altra domanda. Una volta che decido di ritirare tutto da Binance, come si fa a pagare materialmente il 26% sulle plusvalenze? Anche questa è tutto sommato abbastanza semplice. Tu ogni anno, cioè in Italia, noi tutti gli italiani sono chiamati a fare la dichiarazione dei redditi, metti la plusvalenza della dichiarazione dei redditi, paghi l'F24. E voilà, tendenzialmente con un commercialista, insomma, non credo che la farà in casa da solo. Anche perché, ci aggiungo io, attenzione, ritirare tutto da Binance, se tu ritiri in criptovalute senza realizzare, non fai cash out e quindi non c'hai da pagare le plusvalenze, ok? Qua in questo caso eventualmente forse sottintendeva ritirare tutto in valuta fiat perché hai venduto, ok? Perché certo. Poi andiamo avanti. Quanti anni l'ADE può fare accertamenti per eventuale mancata compilazione del quadro RV, quindi non per le plusvalenze? 5 anni. Però 5 anni significa che tu comunque, se tu non dichiari quest'anno, hanno tempo fino al 2028 per venire a dirti qualcosa. Sì, ma sì, certo. Se oggi vengono a farmi un controllo, possono controllare dal 2022 indietro 5 anni. Ok. Se arrivano nel 2028, possono controllare fino al 2023. Nel 2028 non possono controllare il 2020, per intendere. Va considerato che questa cosa vale per il passato e non per il futuro, nel senso che il futuro devi aspettare 5 anni. Più che altro questa è una cosa importante anche da tenere in considerazione, sono gli strumenti che utilizzeranno, perché ad oggi hanno già degli strumenti di chain analysis, ma tra 3 anni, considerando la tecnologia, la velocità con cui si muove questa tecnologia, tra 3 anni quali strumenti avranno a disposizione per controllarci? Perché ricordiamoci che la blockchain non dimentica, quindi ed è pubblica. Molti strumenti evoluti per trovare tutte. Ecco, ok. Abbiamo ancora 2 domande dal pubblico. Allora, farò la rivalutazione al 1 gennaio 2023 con un capitale, ad esempio, di 50.000 euro. Ad aprile ho venduto, quindi quest'anno, 15.000 euro, quindi ora ho 35.000 euro, anche se in dichiarazione saranno 50.000 euro. Non so cosa intende con dichiarazione, comunque nella rivalutazione metti quello che avevi al 1 gennaio 2023, quindi saranno 50.000. Se c'è poi 50.000. Hai venduto 15.000, chiaramente anche lì bisogna andare un po' nel dettaglio, nel senso bisogna capire come erano distribuiti questi 50.000, che erano 50.000 solo di Bitcoin o 50.000 di una serie di cripto. Ad aprile hai venduto 15.000, cosa hai venduto? Solo Bitcoin o hai servito una serie di cripto? Quindi in funzione del prezzo che era, perché anche lì dire 50.000 o 50.000, bisogna capire ad aprile, non me lo ricordo quanto era il prezzo di Bitcoin rispetto a gennaio, se a gennaio il prezzo di Bitcoin era 16.000 e ad aprile il prezzo di Bitcoin era 30.000, chiaramente tu su quella differenza da quello che hai valutato. Se questa operazione l'hai fatta in Bitcoin, quel dato di 35.000 è sbagliato, perché tu in realtà quando hai venduto ad aprile a 15.000, in realtà hai venduto ad un prezzo differente dal valore del 1 gennaio e quindi non sarà 35.000. E poi comunque tanto tutte le operazioni che fai nel 2023 entreranno nella dichiarazione dell'anno prossimo, quindi, certo, ma di fatto quindi in realtà l'errore è proprio qui, quindi ora ho 35.000, no, oggi non hai più 35.000, perché anche se aprile a meno che tutte queste operazioni non le hai fatte con stablecoin in euro, perché anche la stablecoin in dollari un pochettino cambia, magari pochissimo, perché bisogna fare la conversione in euro e al 1 gennaio credo che l'euro valesse di più di oggi. Corretto. Allora, emersione dal 1 gennaio 2023. Allora, non facciamo confusione tra le due cose. Affrancamento, quindi rivalutazione al 1 gennaio 2023. Emersione riguarda tutti gli anni precedenti al 2023. Sono due cose diverse. Ricordiamoci, rivalutazione scade il 30 settembre.
emersione scade il 30 novembre. Ma questa invece è una domanda che faccio io, ma se io faccio la rivalutazione posso evitare di fare l'emersione? Potenzialmente sono due cose diverse, bisogna capire il caso specifico, perché per esempio io che negli anni scorsi ho sempre compilato il quadro RW, io non devo fare l'emersione, perché il quadro RW... Hai ragione, giusto. Quindi giusto. La rivalutazione la farò, sì, farò anche la rivalutazione, perché, perché magari tante cripto non le ritrovo più, le prove di acquisto, e quindi faccio la rivalutazione al 1 gennaio. Quindi l'emersione serve fondamentalmente se non hai dichiarato, ecco. Esatto. Cioè, mentre la rivalutazione serve per dire io ho perso i dati, non ce li ho più e quindi d'ora in poi abbiamo i dati, l'emersione invece serve per chi ce li aveva e non ha dichiarato. Vabbè. Corretto. IVAFE sulle cripto va pagata? L'IVAFE non è IVAFE, in realtà hanno inserito un'altra imposta di bollo e va pagata, in teoria sì. Purtroppo c'è scritto nella legge, sì, anche quella c'è nella legge, quindi non è IVAF ma c'è un altro nome. Sì. Allora, qua dice 5 anni se la dichiarazione la presenti, in assenza di dichiarazione gli anni sono 6? Potrebbe essere, ammetto che questa è un'informazione che non ti so dare una risposta, la posso verificare. Ok, allora adesso invece voglio andare avanti con alcune domande che volevo farti io. Allora, ma in realtà io ho un'unica ultima domanda, però ricondivido le slide ed è, allora, abbiamo detto che è ancora un po' in divenire la situazione, stiamo ancora aspettando. Quali sono le certezze? Che cosa sicuramente sappiamo? Guarda, l'ho messa su una slide così non mi sbaglio. Allora, le certezze, senz'altro la più grossa, importante certezza è che dal 2023 in avanti tutte le plusvalenze derivanti da cash out superiore a 2.000 euro sono tassate al 26%. Okay. Questa è una certezza, ormai dal 1 gennaio 2023 in avanti plusvalenze tassate al 26%. Perché invece prima non era una certezza, prima del 1 gennaio 2023. Prima era una interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Ok. Quindi, poi ognuno vale, se qualcuno dice era una certezza anche prima, va bene, la interpreta come vuole. Di certo oggi posso dire che dal 1 gennaio 2023 è una certezza. Per tutte le cripto per le quali non si è in grado di dimostrare il valore di acquisto, anche questo l'abbiamo detto prima, e per quelle che al 1 gennaio 2023 aveva un valore superiore al 120% rispetto al prezzo di carico, questo è proprio un semplice calcolo matematico. Un calcolo matematico, conviene affrancare al valore del 1 gennaio 2023. Perché 120%? Perché se ho comprato Bitcoin a 10 e oggi vale 24, il 120% in più, 22, scusami, 120% in più, il 14% su 22 equivale al 26%. Ah, ok. Scusami, 10%, scusami, ti faccio meglio l'esempio. Se ho comprato un Bitcoin e non ho idea di quanto fosse, se io rivaluto al 1 gennaio 2023, oggi vale molto, molto di più, quindi a quel punto pagare il 26% su molto di più, 120% in più, equivale al 14% sul 1 gennaio 2023. Quindi se continua ad aumentare, mi conviene sostanzialmente pagarlo. Altrimenti il 14%, se sono alla pari, pagare il 14% in più non è detto che mi convenga, perché sostanzialmente mi conviene pagare direttamente il 26% sul totale. Ok. Quindi faccio l'affrancamento, fisso il punto zero. Questa è un'altra certezza che possiamo fare. Per tutte le cripto per le quali si è in grado, cioè per tutte quelle cui ho i bonifici, ho gli estratti di exchange, ho tutte le informazioni del trading che ho fatto, faccio un cripto memorandum, cioè scarico tutte le informazioni. Perché? Perché oggi esiste tutto, ma metti che domani Coinbase brucia tutti quanti i server e non ho più accesso ai miei transazioni, che faccio? Vado nella cacca. Quindi piuttosto mi scarico tutto, mi faccio un bel cripto memorandum e mi risolvo tutti i problemi. Ultima certezza, per come è stata impostata la normativa, col fatto che il trading, anche una parte di trading cripto diventa fiscalmente rilevante, senz'altro utilizzare un software contabile cripto che riconcili tutte le transazioni automaticamente, direi che è determinante. Cioè, a meno che non sono un holder che ho comprato Bitcoin nel 2016, li ho messi lì e non li ho mai toccati, facile, ma se come ognuno di noi fa un po' di attività anche minima, ricostruire tutto è praticamente impossibile. Certo. E tra l'altro Alessio ci dice la sua domanda di prima, che era quello dei 50.000, era in USDT. Okay.
Quindi in effetti ha senso questa cosa, quindi sì, in dichiarazione che fai adesso, che riguarda il 2022, metti 50.000, giustamente, perché questo l'avevamo già detto. Allora, mentre ci sono davanti con le domande, poi abbiamo quasi finito, se non si fa cash out e non si fa dichiarazioni, sono previste sanzioni, quindi solo per la detenzione? Dal 2023 in avanti sei obbligato per legge a metterle nel quadro RW. In passato, come dire, ognuno può gestire come vuole, cioè come col proprio libero arbitrio, perché qualcuno potrebbe dire: io prima del 2023 non le ho messe nell'RW e non le metterò mai perché secondo me la normativa non esisteva e quindi non è obbligatorio farlo. Certo. Se ragiona così, va bene, sarà disposto eventualmente a discutere con l'Agenzia delle Entrate, però è così. Posso anche, tutto sommato, posso essere anche d'accordo con questo tipo di intervento. Cioè, sì, ha perfettamente senso. Dal 2023 in avanti devi obbligatoriamente, anche se non fai cash out, mettere nel quadro RW e altrimenti sei sanzionato. E attenzione, anche lì, ricordatevi che la maggior parte degli exchange sono iscritti all'OAM, quindi il vostro nome e cognome lo passano ogni 3 mesi all'agenzia, alla Banca d'Italia. E quindi, insomma, difficile poi andare a dire che non era vero, ecco. Ma poi, cioè, ti beccano, ecco. Ma ecco, giusto, questa è una domanda molto interessante. Anche se fai trading con i bot, devi compilare la dichiarazione? Sì, per quello che dicevo prima, se non c'hai il software di calcolo automatico è impossibile farlo. Quindi la risposta è sì. Purtroppo, e se tradi con i bot di operazioni ne hai quantità probabilmente esagerate. E quindi, per me è proprio lì, quando prima si diceva che nella norma hanno scritto delle medesime caratteristiche e funzioni, ma hanno stretto troppo le caratteristiche. Cioè, a questo punto, visto che loro considerano Bitcoin ed Ethereum della stessa famiglia, se loro considerassero Bitcoin, Ethereum e anche USDT della stessa famiglia, è chiaro che toglieremmo di mezzo il 99% delle transazioni, quindi sarebbe tutto molto più semplice. Ma questo oggettivamente, adesso è vero che loro ci vogliono far pagare le tasse, quindi difficilmente faranno questa cosa. Però attenzione, perché anche per loro, che devono comunque controllare tutto, si complica molto di più la cosa. No, cioè, non, quasi impossibile controllare, nel senso, se serve un software comunque, perché sennò è assolutamente impossibile. Uno si può metterli, magari c'ha 1.000-2.000 operazioni. 2.000, a volte se fai bot 2.000 ce l'hai in un'ora, in un giorno. Cioè, quindi ormai decine di migliaia. Io anch'io a volte ho fatto un po' di cose con i bot, cioè centinaia di migliaia di operazioni. Vediamo anche questa, la dichiarazione dei redditi di quest'anno, quindi su il 2022, si va con il vecchio sistema delle plusvalenze, con il famoso limite di detenzione di 51.000 euro o con le nuove, con la nuova legge? Bella domanda, e ti rispondo che non ne ho la più pallida idea, per un semplice motivo non ho la più pallida idea, che dipende molto da quello che tu credi, quello a cui tu sei predisposto. Perché anche negli anni scorsi, no? Quando negli anni scorsi abbiamo fatto altri interventi, siamo stati su palcoscenici a parlare di questo, avete magari sentito parlare me, avete sentito parlare altri professionisti che parlavano di tassazione cripto, qualcuno diceva che il 26% era dovuto, qualcun altro diceva che il 26% non era dovuto. Io personalmente ho sempre detto che il 26% non era dovuto sulle transazioni cripto, e non è che mi rimangio le parole che ho detto fino a ieri, no? Quindi io ho sempre detto, ma veramente sempre, fate il quadro RW e poi a vostra scelta fate o meno il quadro RT. Io personalmente ho sempre fatto il quadro RW, non ho mai fatto il quadro RT, lo dico pubblicamente, ecco, anche qua davanti a migliaia di persone. Quindi perché? Perché avendo fatto il quadro RW io non devo fare nessuna istanza di immersione. Il quadro RW è fatto, istanza di immersione per me non conta. Il quadro RT, che è quello dove eventualmente vado a mettere la imposta del 26%, io, se un domani verrà l'Agenzia delle Entrate a chiedermi conto di questo 26% che non ho eventualmente versato, gli chiederò: per favore fatemi capire dove vedrò la normativa che mi impone di pagare questo 26%, visto che la normativa l'avete creata dal 1 gennaio 2023 in avanti. Ovvio che io personalmente, che conosco il sistema fiscale e ci sto dentro da tanti anni, ho anche una, diciamo così, disponibilità al confronto con il fisco, cioè non è che mi spaventa ricevere un accertamento, una cartella dall'Agenzia delle Entrate, no, se ricevo quella cartella so come gestirla, so come comportarmi, so come parlare con la Guardia di Finanza, so come parlare con gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate, ho difensori tributari che collaborano all'interno del mio team e sono disposto a sostenere le mie tesi fino alla Cassazione e poi, se perdo, pagherò quello che dovrò pagare.
ovvio che ognuno deve fare un po' i conti con se stesso. Questa è un po' la risposta. Certo. Ancora una domanda. Questo è molto, molto interessante. Dove ci si può trasferire per non pagare tasse sulle plusvalenze? Ad esempio Malta. Ah, non conosco la normativa di Malta, dico la verità, non le conosco tante, ma non tutte. Per esempio il Portogallo è una, la Svizzera è un'altra, Dubai è un altro. Ci sono tantissime in realtà di stati nel mondo che ti permettono di non pagare plusvalenze di non pagare imposte sulle plusvalenze cripto. Alcuni stati dipende dal conteggio, per esempio in Germania se tu quelle cripto le hai detenute per più di un anno, dopo un anno non devi pagare imposte, se invece fai il trader devi pagare le imposte sulle plusvalenze. Quindi bisogna studiarsi un po' di normative delle altre nazioni e scegliere il posto dove poter eventualmente andare. Tra l'altro, secondo me, quella della Germania è particolarmente furba, nel senso che fa alla fine impone c'è una tassazione, ma per i trader e non per gli holder. E quindi è già, cioè, non niente tassazione per nessuno, però se fai gli holder, la tieni chissà per quanto tempo, alla fine non ti tasso. Mi sembra un'idea abbastanza intelligente. Poi, per carità, da noi forse vogliono tassare comunque tutti, anche gli holder, e quella è un'altra decisione. È un altro discorso. A noi, diciamo che allo Stato italiano piace fare le patrimoniali, no? Quindi... Ecco, infatti, ecco. In effetti, se tu tieni per tanti anni, poi devi pagarci le tasse, assomiglia un po' a una patrimoniale. Per carità, poi è sempre sulle plusvalenze, ok? Quindi se non vendi. Però alla fine, se tu spendi, cioè se tu compri Bitcoin e poi li spendi dopo 5 anni, le plusvalenze ci sono. Beh, le paghi, certo, quel punto è chiaro, quindi, che le paghi. Quindi, no, come dire, no, non se ne esce. L'unica è trasferirsi veramente, ma trasferirsi proprio, credo, con la residenza, no? Vabbè, ovviamente parliamo di trasferimento reale. Attenzione, questa è un'altra cosa importante. Cioè, quando parliamo di trasferimento, non fare trasferimenti fittizi, che poi si cade nell'estero vestizione, nell'omessa dichiarazione dei redditi, nella infedele dichiarazione dei redditi, una serie di illeciti o addirittura reati. Non c'è nessun senso fare una cosa del genere. Se io mi trasferisco realmente con me, con la mia famiglia, quello che sia, in uno stato, diciamo, crypto friendly, a quel punto non è un problema. E questa è un'altra domanda che in effetti, secondo me, potrebbe interessare un po' di persone. Allora, diciamo che senza aver mai dichiarato niente, a un certo punto uno vende, in questo caso dice vende tutto, ma comunque diciamo vende, e fa un trasferimento di quello, degli euro che ha incassato, tramite bonifico SEPA. A cosa si va incontro? Cosa si rischia? Beh, allora, tanto per cominciare, è tutto tracciato, perché se fai un bonifico SEPA non è che stai facendo una roba cripto. Se tu sei, poi altra cosa importante è capire dove stai fisicamente, quindi sei residente in Italia, faccio l'esempio, lo stai trasferendo proprio denaro tramite bonifico SEPA, dove? Cioè, nel senso, dove lo mandi sto denaro? Comunque, se tu sei residente in Italia, i soldi ti arrivano sul conto italiano, poi li mandi a Dubai, dico un posto qualunque, cioè, non è che, cioè, tu sei comunque residente italiano e la banca tua è dove hai preso i soldi è italiana, cioè c'è il rischio addirittura che se sono tanti ti bloccano direttamente lì, nel senso che arrivano i soldi sul conto corrente e ti fanno subito la segnalazione alla Guardia di Finanza, probabile. Se poi diciamo che non ti fanno la segnalazione, li trasferisci ma rimani comunque residente in Italia e non dichiari nulla, va incontro all'omessa dichiarazione dei redditi. Omessa dichiarazione dei redditi può comportare delle sanzioni fino al 120% della imposta non pagata, e se superi determinati limiti vai anche potenzialmente in galera. Poi in galera non ci andrà nessuno, però attenzione che oltre 200.000 euro di evasione fiscale, perché a tutti gli effetti l'omessa dichiarazione dei redditi genera un'evasione fiscale, se supero 200.000 euro all'anno di evasione fiscale, poi cioè è anche un reato, e quindi poi ho una sentenza potenzialmente penale contro di me. Quindi insomma, attenzione, perché non è una cosa che senz'altro non farei. Il discorso cambia solo se uno all'anno c'ha meno di 2.000 euro di plusvalenza, perché in quel caso le tasse non sono dovute. Però insomma, stiamo parlando, diciamoci chiaramente, 2.000 euro di plusvalenze, cioè, o stai veramente operando solo con stablecoin, lì le plusvalenze non ci sono. Ma se operi con altre criptovalute, o hai grosse perdite o hai grossi guadagni. Sì, a meno che, ecco, magari non hai avuto grosse perdite che hai compensato le plusvalenze. Ecco, domanda che l'ho fatto io. Allora, le minusvalenze si possono compensare, quindi detrarre dalle plusvalenze, ma per quanti anni? Cioè, mettiamo caso che io nel 2023 ho avuto 10.000 euro di perdita di minusvalenza. Fino a quando potrò scalarle dalle plusvalenze?
fino a 4 anni, quindi 2024, 5, 6, 7, fino al 2026, fino alle eventuali plusvalenze che fai nel 2027 le potrai dedurre. Che oltretutto 4 anni è il ciclo di Bitcoin, quindi non è malaccio, perché insomma, cioè fare 4 anni consecutivi di minusvalenze vuol dire che forse è meglio che lasci perdere. Sì, probabilmente sì. No, un'altra cosa importante invece potremmo dire su questo, poi magari andiamo in chiusura, riguarda la gestione invece di quelle, un po' di quegli scam che magari a volte qualcuno potrebbe essere un pozzo dentro. E lì bisogna distinguere in due categorie, nel senso, ho mandato i soldi da qualche parte e non mi hanno dato niente, quindi mi hanno proprio truffato 10.000 euro, li ho persi, ciao. Oppure ancora, ho subito un attacco di phishing, mi hanno preso le chiavi del wallet, me le hanno, si sono portati via tutto quello che è il mio patrimonio, ciao, neppure là ne dico niente, per un motivo molto semplice, nel senso che come se ho perso il mio portafogli, se perdo il portafogli per strada, non è che mi danno una deduzione fiscale, certo, di quel portafogli lì, purtroppo. Chiaramente dovrò fare una denuncia di che mi hanno rubato quei soldi, in modo tale che poi modifico da scontare dall'RWP. Cosa invece ben diversa è quando partecipo, che ne so, ad una ICO, quindi non è uno scam, è un progetto andato male, oppure magari anche uno scam, però comunque un token in mano ce l'ho, quindi mi hanno messo 10.000 euro, mi hanno dato dei token, poi il progetto, che sono scappati tutti quanti con la cassa, oppure il progetto è andato male, il token è andato vicino allo zero, ecco lì, se so per certo che quel progetto non si riprenderà mai più nella vita, posso vendere quei 10.000 euro che sono diventati 10 euro, faccio un esempio, quindi anche su un DEX qualunque, o comunque mi trovo un modo tale di vendere quei token che sono diventati 10 euro, 10.000, e così ho una minusvalenza di 9.990 euro che potrò portare in deduzione nei periodi a venire o nello stesso anno, dipende chiaramente se ho plusvalenza o no da dichiarare. Quindi è come per le plusvalenze, ci deve essere una vendita, se non c'è la vendita non c'è plusvalenza, se non c'è una vendita non c'è minusvalenza, quindi a quel punto vale la pena farci un pensierino, perché se io ho delle plusvalenze per non pagarci le tasse sopra, se dall'altra parte c'ho delle perdite, tanto vale vendere, tanto come dici tu, potenzialmente posso anche... Ma la cosa che posso fare è anche vendere e ricomprare, cioè se magari ci credo anche in quel progetto, però nel frattempo però è andato giù tantissimo, devo compensare le minusvalenze, sai che c'è? Me lo vendo, un minuto dopo lo ricompro, però last in, first out, l'ho venduto tutto, ho liquidato, quindi mi sono preso tutta la minusvalenza, l'ho ricomprato, quindi ho gli stessi token di prima, però ciò hanno messo l'esempio di calcolo di prima, ho 9.000 euro di... Hai ragione, è facilissimo da fare, una cosa che si fa in niente, basta avere tutta la documentazione, c'è la tua bella minusvalenza, e quindi sì, in effetti questa cosa è molto interessante per chi ha minusvalenze, perché è un modo come un altro per, tra virgolette, sfruttare nella sfortuna l'evento negativo. Vedremo alla fine dell'anno grandi incrementi di volumi dovuti a questi qua, cioè, 31 dicembre non ricopro. In tanti lo fanno, sai sta cosa. Senti, abbiamo tre domande dell'ultimo minuto, senti, io te lo faccio velocissimo e poi chiudiamo. Allora, se non posso vendere i token perché sono stati delistati? Beh, a parte che ci stanno i checks, ma poi ci potrebbe essere pure un contratto con lo zio Pino che li trasferisci su un wallet e ti dà 10 euro per quello. Giusto, ottimo. E poi vediamo questa invece. Sono entrato a marzo 2022 per la prima volta, quindi l'anno scorso, e ho già fatto l'RV, restando sotto soglia, ok? Nel 2023 ho fatto tanti swap anche come USD, come devo comportare l'anno prossimo? Guarda, lo vedrete da qui all'anno prossimo, c'è tempo, aspettiamo che arrivi la normativa Urbe Torbi, qualcosa ci dirà di buono. Giusto, perché deve ancora arrivare, ok. E abbiamo l'ultima, aspetta, poi chiudiamo. Allora, non ho comprato io le mie prime cripto, ma un amico che dopo averle comprate me le ha inviate tramite blockchain. La transazione di arrivo documentata da blockchain ed exchange è valida come certificazione per il prezzo iniziale, perché giustamente l'acquisto l'ha fatto l'amico. Sì. Ottimo, perfetto. E quindi io immagino però che quando si fanno queste dichiarazioni serva una perizia, cioè non è che tu puoi arrivare lì con un foglietto con scritto... Beh, allora, magari la perizia non è necessaria. Ah, okay. Sicuramente un documentino scritto che Marco ha mandato delle 10.000 USDT a Gianluca. Ah beh, sì. Gianluca
e che Gianluca gli ha dato 10.000 euro in cambio, per dire, può essere un qualcosa di, come fosse una sorta di fattura, no? Però che certifica che è stato fatto quella transazione. Esatto. Cioè, non serve una roba fiscale, però serve senz'altro un contrattino, diciamo così, veramente mezza paginetta, dove si diceva: Gianluca voleva comprare 10.000 euro di Bitcoin, non c'aveva gli account, gli exchange, niente. Io, Marco, avevo tutti gli account, ero disposto a farlo, ho comprato questi qui, gliel'ho mandati, questo è l'hash della transazione, questo è il wallet e questo è il bonifico con cui Gianluca mi ha dato 10.000 euro per pagare il Bitcoin. Perfetto. Questo è già un documento, magari proprio se proprio ci metti anche una marca temporale, ci metti una firma digitale, quindi rimane proprio anche uno stampo con la data, a quel punto veramente è intaccato. Guarda, è arrivata un'ultima domanda, l'ultima. Fino a che importo devo dichiarare nel quadro RV? Questa purtroppo è un'altra di quelle cose che si spera che la normativa urbi e torbi vada un attimo ad aggiustare, perché per come è scritta la norma oggi non c'è un limite minimo, cioè tu con un euro di cripto teoricamente dovresti fare l'RW, poi anche lì è ovvio che fai due conti, nella peggiore delle ipotesi la multa per la mancata compilazione del quadro RW è il 30%, voglio dire, se 10 euro di cripto ti danno 3 euro di multa per avere euro. Ti costa di più fare tutto il trambus e scrivere. Va benissimo, dai, ti ringrazio e ricordo tutti che trovate in descrizione il link a Crypto & Co per approfondire se volete, e se volete fare il famoso affrancamento, sbrigatevi perché siamo in dirittura d'arrivo. Sì, sì, per tutti gli amici che ci stanno seguendo, se ci contattate cerchiamo anche di darvi una consulenza gratuita, quindi cerchiamo anche di darvi una mano a capire quello che c'è da fare, poi se c'è da fare, se quello che c'è da fare si farà, però quantomeno darvi un input, dai. Perfetto, grazie mille Gianluca, ciao. Ciao Marco, è stato un grande piacere, ciao a tutti.